Accediamo all'account di una ragazza che si chiama Serena Pecci, ma che non è la nostra Serena Pecci, Basta. semplicemente perché Instagram non tiene conto delle nostre preferenze, della privacy dei nostri dati, no, preferenze, e quindi condivide le informazioni con chiunque. E voilà! Abbiamo fatto l'accesso all'account di questa povera ragazza che si è registrata ad Instagram con il suo indirizzo Gmail, ma purtroppo vediamo un po'. Questa signora si è registrata, noi possiamo andare a modificare il suo profilo, vedere la sua sicurezza e soprattutto i suoi contatti. E via. Rispetto a due contatti, Abbiamo i numeri di rispetto a due tutti i contatti persone. di questa ragazza, grazie Instagram, che senza un minimo Nome, di rispetto abbiamo nomi, cognomi, indirizzi, scusate, numeri di telefono. E voilà, complimenti ad Instagram, questo è il rispetto della privacy. Posso anche eliminare tutto, ragazzi, volendo. Vado veloce così non li leggete. E posso modificare il profilo di questa ragazza. Vedete, l'indirizzo email della ragazza in questione era serenapecci@gmail.com. Mentre la mia Serena ha un punto in mezzo tra il nome e il cognome, quindi è quindi Serena.pecci. serena.pecci@gmail.com. Eccola qui, Serena che parla. E complimenti ad Instagram per il rispetto della privacy, anzi Facebook, poiché siete la stessa azienda. Stessa merda. Qui abbiamo tutte le impostazioni, possiamo anche modificare la password. Perché siamo riusciti a fare questo? Perché Facebook ha inviato alla mia Serena, al suo indirizzo email, una email chiedendogli di cambiare la password. Se non era stata lei a cambiare l'indirizzo email dell'account, quindi ha mandato la mail di reset della password all'indirizzo email sbagliato, così Serena ha potuto annullare l'operazione, cambiare la password per mettere in sicurezza l'account e tagliare fuori la vera proprietaria dell'account che accidentalmente ha perso accesso al suo account. Io ovviamente ho fatto tutto questo per testare l'assoluta e incredibile mancanza di sicurezza nella protezione dei dati personali. È soltanto una prova, ovviamente io adesso ti Contattiamo. darò l'accesso a questa poraccia, Serena Ah, questa Pecci. signora Serena Pecci, le chiederemo anche di fare un reclamo a Facebook per una violazione della privacy sui dati personali, come faremo anche noi. E io consiglierei a tutti di cancellarsi da Facebook, cancellarsi da Instagram e farsi un bel sito internet. Un WordPress è gratuito, è fattibile, è WordPress è semplice. un sistema a prova di scemo, quindi potete farvi il vostro sito anche da soli, volendo. Molto base, ma meglio di avere un social network che condivide le vostre informazioni personali con Esatto, chiunque. comunque la La parte parte. più critica sono questi contatti. La gestione dei contatti della povera Serena Pecci è stata completamente violata da Instagram, che non ha tenuto conto della differenza di indirizzo email, il che è assurdo perché l'indirizzo email di Serena Pecci, sono due Serene Pecci. Una ha un indirizzo email che si chiama serena.pecci@gmail.com e l'altra, che è questa ragazza, è signora o ragazza, Io sono ragazza. serenapecci@gmail.com, senza un punto tra il nome e il cognome. Quindi complimenti ad Instagram per la scarsa sicurezza. Volendo, No, ma sono possiamo anche disabilitarle l'account temporaneamente. E beh. Io farei un attimo un bel pensiero molto lungo e approfondito sull'utilità di avere un social network come questo, sull'utilità e sulla sicurezza e sulla vostra necessità effettivamente di condividere tutte le vostre foto di tutta la vostra vita ed esistenza con Mark Zuckerberg e il suo team di incompetenti, perché questa è una vera incompetenza tecnica, ragazzi. L'ultima cosa, cioè io torno a puntare il dito Su. Noi, sul totale accesso a gestione contatti. Noi abbiamo fatto se vogliamo, uno scorrere veloce per non violare ancora di più la privacy, ma io adesso mi sto visualizzando da tablet, cioè io
cognomi, con numeri di telefono cognomi. di tutti gli amici di Serena Pecci, Certo. non la mia, ma quest'altra Ah, c'è persona. anche il numero Ma volendo, se uno si mette a indagare, è capace che ci sono anche i numeri della carta di credito lì in mezzo. Cioè, nel della. Certo. nostro telefono noi sappiamo di tutto. E beh, fatevi un attimo un esame di coscienza, pensate Ben celebri, Rosaria America, bene. Ci Carolina dispiace per questa Bruschi, violazione della privacy dottore Brusco G. ad opera di Franco, Facebook, Instagram. Adesso vi salutiamo. Basta. Maurizio Protilo, Non devi dire tutti i cazzi della signora Pecci. Ursula Basilicò. Ma che problema?